Siamo qui alle Terme di Caracalla, all'interno del teatro, dove martedì 14 luglio alle ore 21 ci sarà la prima di Tosca con il tenore Fabio Armiliato nel ruolo di Mario Cavaradossi. A lui alcune domande. In questa occasione celebrerà un doppio anniversario. Esattamente 20 anni fa io ho cantato la mia prima Tosca laggiù all'interno delle Terme di Caracalla. Il palcoscenico era inglobato dentro alle terme, proprio tra le due torri. La regia era di Bolognini ed è stata un'occasione per me straordinaria, perché ero all'inizio della carriera, comincio da pochi anni, e ho avuto così l'opportunità di debuttare un'opera così impegnativa in un posto così affascinante, poi a Roma. Quindi Tosca e Roma hanno un legame molto forte, i luoghi e tutte le sensazioni romane, i profumi, la musica di Puccini è proprio ispirata da questa vicenda straordinaria, questo dramma che è popolarissimo e che tutto il pubblico aspetta sempre con grande attenzione. Ecco, questa è una fucilazione, ecco. Tra un po' mi ci metto io davanti. Sì, ma mi pare che lei da questo evento non sia uscito qualche tempo fa indenne. Purtroppo nel 95 a Macerata una situazione di questo tipo fu oggetto di un incidente piuttosto grave, perché dalle salve di questi fucili, che erano fucili veri napoleonici, uscirono proprio delle salve, quasi dei proiettili che mi ferirono le gambe. Per fortuna in quella produzione c'era una scalinata che mi ha consentito di potermi almeno salvare i punti vitali. Mi hanno colpito le gambe perché il regista mi aveva messo un po' più su di questa gradinata. È stata un'esperienza molto brutta, i miei 10 anni di processi e cose varie, ma la cosa più importante è, che mi piace sottolinearlo, e la sicurezza. Il palcoscenico non è uno scherzo, il teatro deve rimanere teatro, e una delle cose più importanti deve essere proprio la salvaguardia della tutela e la sicurezza di chi lavora in teatro. Lei nel ruolo di Cavaradossi, naturalmente, per la seconda volta. Qui alle Terme di Caracalla, sì. Qui l'opera alle che ho cantato di più, ne ho fatte più di 133 rappresentazioni, questa sarà appunto la 134esima, l'opera appunto che amo particolarmente perché è legata a ricordi bellissimi, che sono successi, tantissime recite con Daniela Dessì, che è la mia compagna da 10 anni, sono questo è ancora più forte di quello di prima. Proprio dal vivo, l'importante è che non si ripeta più. No, infatti l'incidente fu un caso veramente unico nella storia, anche se Tosca è un'opera piuttosto pericolosa, perché ci sono tante scene cruente. Conosco anche diversi colleghe e colleghi che hanno avuto incidenti proprio in quest'opera, Tosche che sono cadute, qualcuno si è dimenticato di mettere il materasso e quindi si è rotta la gamba, Mara Zampieri una di queste, e anche colleghi della mia stessa corda tenorile che sono stati colpiti da piccolo pulviscolo che è uscito dai fucili, polvere da sparo, quindi qualche escoriazione e qualche scarpia pugnalata un po' troppo violentemente. Quali differenze ci sono tra il Cavaradossi dell'89 e quello del 2009? Le differenze ce ne sono tante, sono passati 20 anni. La maturità nel nostro lavoro è una condizione fondamentale. Allora avevo tanta buona volontà, una buona voce, chiaramente la tecnica da affinare e soprattutto la maturità interpretativa, perché il nostro mestiere si giudica nel tempo e riuscire ad avere 20 anni di carriera e essere sempre con tanta voglia di migliorarsi e anche poter sempre mantenere il livello delle proprie prestazioni è un nostro dovere, un nostro compito, ma non sempre ci si riesce, ecco, quindi dobbiamo metterci sempre anche quel pizzico di fortuna. Certamente la soddisfazione di poter compiere un ventennale di un'opera così popolare e importante per me è una grande soddisfazione. Lei quindi questo personaggio l'ha interpretato per ben 133 volte. Cosa c'è di Armiliato e cosa in Cavaradossi attuale e cosa c'è di Cavaradossi in Armiliato? Ci sono dei denominatori comuni che sono
l'entusiasmo, l'amore in questo caso per Tosca, l'amore anche per l'amicizia, quindi un amore diverso per Angelotti che lo porta anche a sacrificarsi, l'amore per gli ideali, che è una cosa che oggi forse non è così comune, ci osserviamo queste situazioni storiche perché l'amore dell'ideale, della voglia di sacrificarsi anche per un ideale, che in questo caso potrebbe essere l'amicizia oppure credere in un percorso anche politico, è una cosa veramente importante. Poi c'è ancora una cosa che ci unisce, i due personaggi e me, è l'essere artista. Cavaradossi è un pittore, io sono un cantante, però l'arte è una cornice a questi due personaggi, ecco, anche così lontani nel tempo, ma così vicini proprio per questa bellissima... Questo rapporto con l'arte, che è una cosa che dà un senso a tutta un'esistenza, cioè l'arte è un qualcosa che non si finisce mai di approfondire e ci regala sempre, quando la si dà con tanta passione, sempre indietro ritorna sempre con una circolazione di energia e di voglia di conoscere che dà sempre la spinta per poter andare avanti. Quando uscirà il CD? Che lei ha recentemente registrato per la Decca? Esatto, il CD dovrebbe essere già nei negozi perché è uscito il 10 di luglio, ufficialmente è in distribuzione, quindi è una celebrazione a cui tengo particolarmente perché è stata fatta sotto il patrocinio del Festival di Tor del Lago e con l'orchestra dell'Arena di Verona, la Fondazione Arena di Verona, e contiene tutte le arie per tenore scritte da Puccini, comprese le uniche arie che io non ho potuto ancora cantare in teatro, cioè quella delle Villi, dell'Edgar e il Rinuccio del Gianni Schicchi. Dopo Caracalla, quali altre tappe? Ho un impegno adesso poi, dopo la prima di questa Tosca, al Liceo di Barcellona con Turandot, la tappa pucciniana, quindi rimaniamo nell'ambito della vocalità. Io cerco sempre di scegliere, se è possibile, combinare impegni che siano dello stesso genere repertorio per non sconfinare in conflitti di vocalità che possono anche recare poi dei problemi. E dopo questo sono un'altra opera di Puccini, ma non le sto, all'Enescu Festival in Romania, un'altra Tosca a Vienna, all'Opera di Vienna, e poi finalmente a fine anno la Traviata qui all'Opera di Roma, nel dicembre, che è l'opera conclusiva della stagione lirica. E sarà il debutto in Traviata in Italia di Daniele De Sì, e quindi questa ha una maggiore ancora attrazione, la regia di Zeffirelli, la produzione dell'Opera di Roma che ha avuto successo già mi pare l'anno scorso, e quindi insomma credo che ci siano tutti gli ingredienti per un grande appuntamento. Tra l'altro ho saputo che la biglietteria, grazie proprio alla nostra presenza, la presenza di Daniele De Sì nel protagonista, ha già quasi venduto tutti i biglietti. Circolano voci, soprattutto su Facebook, che è un fenomeno importante, visto che parliamo di internet. Beh, ci sono tante persone che mandano messaggi, chiedono informazioni, e quindi è un grande mezzo di scambi, è un mezzo di aggregazione molto, molto interessante. Maestro Ammiriato, cosa pensa della crisi che si sta riflettendo anche nell'ambito dello spettacolo in generale, proprio della cultura? Le crisi ovviamente portano delle ripercussioni su tutto, le famiglie fanno più fatica magari a muoversi perché viaggiare costa, il biglietto del teatro costa. Certo, siamo in un momento difficile e anche di un po' di passaggio. Credo che in questo momento però noto una certa attenzione particolare, questo l'ho detto, visto soprattutto nei giovani, verso l'opera, verso il melodramma, che parte molto importante della nostra cultura. Io credo che la crisi si risolverà, dobbiamo mantenere il contatto con il pubblico, non dobbiamo fare disamorare il pubblico, dobbiamo cercare di farlo in diretta. Dobbiamo cercare di farlo venire di più a teatro, perché il teatro è una forma che diciamo che è fuori dal tempo, esiste sempre, esisterà sempre, fa parte dell'essere umano, e credo che la cosa migliore sia proprio se i teatri riuscissero proprio a produrre di più, perché la gente possa
godere di spettacoli sempre vari, con interpreti vari, giovani, interpreti più validi. L'alternanza credo che possa portare l'interesse maggiore per questo genere, e sicuramente anche è un po' la chiave forse per superare la crisi in maniera più veloce, più rapida. Cercare di capire che se si produce la gente è contenta di poter vedere che c'è qualcosa di utile che si fa, perché la cultura è indispensabile, è una delle cose più importanti in una società, e noi italiani siamo pieni, qui basta girarsi intorno qui a Roma, tra architettura, bellezze di tutti i generi, musica, teatro che vive da tempo.